Per lo strascico di polemiche scaturito dopo alcune multe effettuate dalla polizia locale di Fano durante i funerali del bagnino eroe, per delle vetture parcheggiate in modo irregolare e che recavano intralcio alla circolazione esplose sui social, dopo essere state riportate dalla carta stampata locale, pronta arriva la replica da parte del Corpo di Polizia Municipale di Fano. Vista l'entità delle contravvenzioni effettuate, solo due, di raffica si può parlare, ma solo per le polemiche quindi. Il responsabile del corpo al momento, Alessandro Di Quirico, vicecomandante vicario, sottolinea oggi in una nota diffusa alla stampa che le due autovetture multate in via Bianchini, un senso unico tra l'altro, bloccavano completamente l'accesso ai residenti della zona, i quali loro stessi, molto arrabbiati, hanno attivato gli agenti di servizio al funerale. Vista la delicatezza della situazione, continua la nota, gli agenti hanno usato il massimo del buonsenso cercando di rintracciare, invano, però, i proprietari dei veicoli e a quel punto, mezz'ora dopo, non hanno potuto far altro che sanzionare i due veicoli per il gravissimo intralcio arrecato. E quindi pensiamo solo a che cosa sarebbe potuto succedere se nella strada fosse dovuto intervenire un mezzo di soccorso o addirittura del 118 per salvare una vita umana.